dopo di loro facciamo parlare noi. Allora, sono Marco Magico, come si diceva, meglio l'iniziativa privata, abbiamo acquisito una struttura che si trova nel parco della Martesana, quindi a Milano, da lì il nome Cascina Martesana, che non è solo un nome, la struttura non aveva un nome, se non praticamente era conosciuta come una piscina, Bagnin de Gorna, una piscina vecchia, antica piscina pubblica, per soli uomini. Poi è caduta durante la guerra del Messicato e è diventata una sorta di grado, di abitazione, ha avuto varie funzioni nel tempo. Mi convertita poi in una piccola industria di trancerie metalliche, abbandonata poi per 10 anni e acquisita da noi l'anno scorso. Abbiamo iniziato un progetto di recupero che ancora non è nulla finito dal punto di vista architettonico. Abbiamo attivato la struttura così com'era, l'abbiamo ripulita, ci abbiamo aperto un piccolo chiosco, una mostra fotografica e abbiamo reso uno spazio al quartiere sostanzialmente. Abbiamo aperto quest'anno a luglio e andremo avanti finché il tempo regge, a ottobre, dopodiché l'anno prossimo ci piacerebbe, in base a quei tempi con l'amministrazione che riusciremo a ottenere, partire quei lavori. Probabilmente, considerati appunto i tempi stretti, i lavori si faranno ancora di una stagione, li faremo d'inverno, l'inverno 2015-2016. Quindi prossimo anno riapriremo la struttura, trasformandoci inoltre in un'impresa sociale, perché la partenza è stata come SRL. Aspettiamo adesso la riforma del terzo settore per capire meglio come muoverci, comunque l'intenzione è quella di far diventare una vera impresa sociale, avendo raccolto anche parecchi stimoli dal quartiere, essendoci posti in una condizione tanto di partecipazione. Abbiamo raccolto degli stimoli, li stiamo lavorando e li mettiamo nel progetto e vediamo come va. Le funzioni principali che vi siete in qualche modo programmate? Ma la struttura vuole essere poi uno spazio polifunzionale. Sicuramente c'è la somministrazione, quindi bar, cafetteria, uno spazio mostre permanente ma rotativo, nel senso che si dà la possibilità di esporre sia foto che dipinti che qualsiasi altra forma d'arte, sia alle associazioni, adesso stiamo ospitando la mostra sui Navigli ieri e oggi, Navigli della Martesana, e stiamo ricevendo tutta una serie di proposte per l'anno prossimo, quindi uno spazio mostre e dei laboratori di lavorazione manuale, sia del legno, quindi la legnameria sociale per intenderci, che riciclo di materiali. E stiamo cercando di ottenere dal Consiglio di Zona uno spazio adiacente nel dietro per fare degli orti didattici. Tra le altre cose iniziamo con IAB, che è l'associazione agricoltura biologica, dei mercatini da ottobre. Mercati del biologico, martedì, ogni martedì. E loro, con loro stiamo studiando appunto di creare questa rete insieme a Cascina Turro, dove avevamo già una collaborazione attiva, Cascina Turro e Cascina Martesana, mercatini e orti didattici. Quindi le attività poi falegnameria, quindi sicuramente un locale attrezzato per quello dell'orto, riciclo di materiali, la mostra fotografica, probabilmente un piccolo spazio co-working, e adesso vediamo tutti gli stimoli che arrivano, come raccogliere, come concretizzare, insomma, queste cose. Siete partiti con qualche soldo o solo con... Siamo partiti con i nostri soldi privati per l'acquisto, dopodiché con Banca Etica abbiamo fatto presentare un progetto e abbiamo avuto finanziamento, però attualmente lì fermo perché si sblocca solo nel momento in cui c'è un progetto elettronico di recupero assentito. È un mutuo, sì. E in realtà siamo in contatto con Fondazione Carico per un bando, quelli patrimoni culturali per lo sviluppo, è una linea di Fondazione Carico per ristrutturare, riqualificare gli edifici di interesse generale e rifunzionalizzarli. Patrimonio culturale per lo sviluppo, è un bando che c'è quest'anno per la Carico, non siamo ancora leggibili per una questione anagrafica, cioè di dati di costituzione. Quindi il discorso che abbiamo fatto della Fondazione è, noi ci prestiamo in un'università sociale, e a ottobre del prossimo anno diventeremo leggibili. Se ci saranno le condizioni, probabilmente
aziendale può aiutare a strutturare tutta la struttura. Grazie. Allora, un microfonino ci sarebbe. Credo di no. Pure sì, magari vediamo di venire qua così riusciamo a sentire meglio. Allora, Fondazione Umanitaria, non so chi siete, tutto uno squadrone. Dice il